Era una vittoria veramente importante. Ecco, diciamo che la fortuna del Livorno sta passando tanto, no? Anche da Armando Picchi. Sicuramente ha creato tanto, però è anche vero che non è sempre semplice segnare così alla fine. Non vorrei parlare di fortuna perché abbiamo tirato in porta l'impossibile. Poi dopo è vero che siamo arrivati a segnare il gol della vittoria al 96esimo, però è anche vero che i ragazzi ci hanno provato dall'inizio alla fine, quindi non era fortuna, è sfortuna perché non è segnato prima. E quindi secondo me rimane una prestazione importante, forse la più importante come intensità e anche come qualità di gioco, soprattutto nel secondo tempo, contro una squadra molto difficile perché ha ottime ripartenze e non era facile da affrontare. Sì, certo, perché non era facile, dopo il gol del vantaggio loro poteva esserci dello scoramento, invece la squadra si è completata e ha iniziato a spingere forte. Sono stati veramente bravi i ragazzi perché hanno fatto una prestazione importante. È vero anche che Livorno, come diceva appunto lei, sta sempre in attacco, ecco, e non segna. Questo è preoccupato, sinceramente? No, perché io continuo a credere, magari sbagliando, che è importante avere occasioni, prima o dopo i gol arrivano. E noi oggi abbiamo fatto un'altra prestazione con tantissime occasioni e dobbiamo solo continuare a far questo. Abbiamo degli attaccanti, secondo me, che si possono sbloccare in qualsiasi momento e devono continuare a crederci loro, e noi dobbiamo continuare a mettere in condizione di avere occasioni. No, tra il calo fisico, tra il fatto che ci siamo abbassati un po' troppo subito dopo il nostro gol, abbiamo sbagliato a gestire la partita, siamo stati un po' inesperti da questo punto di vista, perché la partita si era messa anche bene per noi. Andando in vantaggio dovevamo cercare di sfruttare gli spazi che il Livorno ci concedeva. Ci siamo abbassati troppo, poi è arrivato il pareggio del Livorno e da lì abbiamo sofferto anche un po' il calo fisico da parte di qualche calciatore, qualche problema, ho dovuto fare dei cambi anche forzati. Pazienza, sapevamo le difficoltà di questa partita. Dispiace perché alla fine potevamo tornare a casa con un pari. Pazienza, bisogna leccarsi le ferite e ripartire.